vi stavo dicendo che quella di marzo non mi è ancora arrivata perché purtroppo hanno problemi, infatti continuano a scriverlo anche sui social, che prima o poi ci arriverà questa box, però vabbè, non importa, anche se arriva in ritardo non fa niente. Il packaging di gennaio mi piace un sacco perché è rosa, sempre con i fiori di ciliegio. Poi non si vede, non so se si vede in traslucenza, ma anche la scritta è rosa. Sembra dal video, sembra tipo non arancio, però non si vede esattamente il colore. Apriamo subito. Ta-ta-da-da! Vending machine. Ok, questo qua guardiamolo dopo. Allora, c'è la carta, quella per fare gli shaker. Ci sono questi bellissimi adesivi. Bellissimi, un sacco. Poi ci sono queste palline colorate, tutte color pastello, bellissime anche queste. C'è la resina epossidica, rapporto A e B 100 grammi. Poi c'è questo rollino con tutti gli abbellimenti. Aspetta, non riesco a vedere. Allora, okay, alcuni sono usciti fuori proprio. Quindi dovrò cercare di rimetterli dentro. Poi ci sono altri stickers molto carini, nail stickers con gli animaletti. Mamma mia, sono troppo carini comunque. Li stavo guardando meglio, mi piacciono un sacco. Poi c'è questo stampo. Scusatelo. Se riuscissero ad aprirlo, magari. Ok, sempre con la mia violenza. Via, ciao. Stavo sentendo l'odore. Puzzano un po' di plastica, non so, di chiuso. Allora, c'è questo qua di stampo. Sempre delle macchinette. Poi c'è quest'altro stampo con le bottiglie e i sacchetti di patatine, poi anche una bibita, lattina. Poi ci sono questi animaletti qua che sono molto carini. C'è questo qua che è quello praticamente per fare le palle, vediamo se riesco ad aprirlo. È quello per fare le palline in 3D. Vedete? Poi vabbè, ci sono ovviamente un po' di pluriball colorati come al solito. C'è il colore viola, il colore rosso. Poi c'è questo qua verde. Questo qua blu. Dopo ci sono questi sempre abbellimenti molto molto carini, guardate che carini. Cioè ci sono praticamente dolcettini, i rollini. No, no, sono molto carini anche questi, sono tenerissimi. Poi c'è sempre un altro stampo. Un'altra macchinetta. Anche questo qua sempre odore plasticoso. In tutti c'è scritto Sofia & Toffee. Molto carino anche questo. E poi c'è un altro colorino qua, black. Basta, adesso è finita. È già finita la box. Tutto questo qua verrà buttato. E allora possiamo iniziare. Thank you.
Thank you.
Eccoci qua al risultato finale. Questo è quello venuto più carino, che praticamente ci ho messo dentro i pupazzini e poi sopra ci ho messo il foglio per ovviamente non farli uscire, il foglio trasparente. Poi ho messo una pallina qua sotto, che sarebbe la pallina quella che ti viene giù quando comunque giri e prendi il gadget, insomma. Prendi il pupazzino. Non mi sembrava carino mettercela. Oppure un pupazzino. No, vabbè, sta bene così, mi piace. Così non mi dispiace. Invece qua ci ho messo dentro le bibite. Ne ho messe due qua, che sono quelle per bibita e patatina, che sono quelle che ricevi alla fine. Infatti questo qua non l'ho chiuso perché alla fine è aperto. Anche questo qua alla fine è aperto, quindi li ho lasciati aperti. Ho chiuso questi qua con altre bibite. Le altre patatine. Allora, quello che mi piace di più è questo. A parte che appunto devo passare sopra la vernice, però cioè, allora, qua devo rifare uno strato colorato, così in modo tale che non si vede neanche questa parte qua, e appunto poi devo verniciarle. Dopodiché ho fatto anche le palline, anche queste devo verniciarle perché non si vede niente. Le apro, perché si aprono, e c'è dentro, ci ho messo dentro praticamente un pupazzino, e gli abbellimenti, quelli con le tortine, così con i dolcettini, mi sembravano carini. E appunto devo passarli con la vernice perché così non si vede un bel niente. Anche questo, la stessa cosa, non si vede un bel niente. Vi faccio vedere, qua ho messo dentro il coniglietto bianco, carinissimo. E sempre gli abbellimenti, i dolcini così. E si aprono appunto e si chiudono. Diciamo che non è bellissimo come stampo, però vabbè, fa il suo sporco lavoro, che sarebbe questo qua, come si suol dire. Io spero che questo kit vi sia piaciuto, che vi siano piaciuti anche come li ho interpretati io gli stampi. Questo qua, uno snow comunque, mi piace tantissimo.
questo qua è quello più carino, come ho già detto. Fatemi sapere voi quello che vi è piaciuto di più, quello che vi è piaciuto di meno. E magari anche la prossima volta come volete che li faccia. Io adesso vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!